Tutte e tutti, questa volta in favore anche di Camila, e siamo qui per presentare l'ultima fatica di Alice Diacono. Anche la prima. No, la seconda almeno, dai, la Sì, seconda. Poi esattamente. racconteremo insomma la genesi, tutto lo Le vicende. sviluppo e i vari casi, che è questo libro qui, vedete, veniamo dal basso con un pugno sotto il mento, e Alice è poetessa. Diciamo astigiana ma naturalizzata ormai bolognese, quindi la possiamo dire tranquillamente bolognese anche se di ascendenze calabresi e un melting pot italiano. E innanzitutto io ti volevo chiedere come mai questo titolo? Veniamo dal basso con un pugno sotto il mento. Allora, intanto questo qui è una frase di Colle del Fomento, quindi siamo nel posto giusto. Roma è il posto giusto. E perché era una frase scritta nei bagni dell'università, al 36, che è la biblioteca di Via Zamboni, discipline umanistiche, ed era una frase che era lì da, non so, penso decenni, perché io l'ho sempre vista, e niente. Secondo me rispecchiava bene, diciamo, il fatto che io vengo da una famiglia di lavoratori e vengo dal nulla, non pensavo mai di poter scrivere un libro. Quando mi sono messa a scrivere, nessuno scommetteva su di me, sono un esordiente e quindi, come dire, c'è nella mia poetica, che io ho chiamato Arco Zen, per spiegheremo anche perché, quest'idea. Io in realtà volevo chiamarlo Antropocena il libro, che è una delle poesie che ci sono dentro, però l'editore ha detto che era un po' troppo intellettualoide come titolo e quindi ha preferito questo qua. È diviso in tre parti, ma è questa la prima, che si intitola La tuta in acetato. Di recente ho notato che stanno tornando di moda le tute in acetato. Io quando ne vedo una penso sempre a quella volta, la prima, in cui ho incontrato dei drogati. Il quartiere in cui sono cresciuta era il quartiere dell'Enel, costruito per gli impiegati e gli operai dell'azienda in una piccola città di provincia, città dormitorio di Torino, che, come si sa, è uscita dagli anni di piombo solo con le Olimpiadi del 2006. Lì le case erano grigie e giallo-crema, di scarsa fattura, e il concetto di verde non era mai arrivato. Molti altri concetti non erano mai arrivati, come ad esempio glam, emancipazione dell'individuo o radical chic. In compenso, però, alla fine degli anni Ottanta era arrivato un sacco di droga. I drogati erano il principale problema del mio quartiere tra l'87 e il 97, che sono anche gli anni in cui io lì ci sono nata e ci ho vissuto. Come noto, all'epoca i drogati portavano tute in acetato grigio con elementi fucsia giallo pallido, che si vedono così spesso in film come Blow o la scena finale di Quei bravi ragazzi, L'odio e tutti quei classiconi che parlano di droga, gloria e declino. Attenzione, questo non è un excursus sulla tuta in acetato della storia del cinema, quindi cinefili e feticisti delle tute in acetato all'ascolto, non rompete le palle. Non sono un'esperta, sono solo una che guarda film, corsivo mio. Io ho cose ben più importanti di cui occuparmi, tipo commentare le foto di Diego Fusaro su Facebook, grattarmi via lo smalto dalle unghie senza dover usare l'acetone, dimostrare al mio coinquilino che la macelleria Halal all'angolo della strada è buonissima, beccandomi 3 giorni di gastroenterite. La lotta al razzismo è dura e passa anche attraverso le tortuose vie intestinali. Di drogati ce n'erano dappertutto. Tant'è vero che ai giardini pubblici dove noi bambini del quartiere andavamo a giocare c'era un cartello messo dal comitato dei genitori su cui era disegnata una bambina in un prato che invece degli steli d'erba era composto da siringhe che ancora mi sogno di notte, insieme all'ormai celeberrima pubblicità progresso della ragazza con gli occhi bianchi. Oltre a essere entrate nell'immaginario collettivo, queste immagini entravano anche nei miei sogni, trasformandosi in orribili incubi, in cui, per esempio, una testa di donna con la permanente ruotava lentamente, scoprendo un viso che, girandosi, svelava il volto di mia madre, con gli occhi bianchi. Ricordo ancora la sensazione di orrore, o più precisamente, come direbbe Freud, di Anheimlich. Certo, questo era nulla in confronto al sogno del rapimento della Chiesa di Cristo, per cui mi svegliavo tutta sudata e terrorizzata, andando poi a controllare che i miei genitori fossero ancora nel letto e non fossero stati rapiti da Gesù, che sarebbe venuto come un ladro nella notte, citazione dall'Apocalisse di Giovanni. Per
per prendere quelli che, della sua chiesa, e a noi non convertiti ci avrebbe lasciati indietro sulla terra nei 7 anni di tribolazione, in cui quelli che restano cercheranno sollievo nella morte ma non la troveranno. Citazione sempre dall'Apocalisse di Giovanni. Proprio come succedeva in quel film che ci facevano vedere in chiesa prima dell'Apocalisse, gli esclusi, The Left Behind è il titolo originale, quindi i non convertiti, gli infedeli, tra cui c'ero di mezzo anche io, a causa della mia giovane età e del fatto che Lutero 300 anni prima aveva combattuto contro il battesimo ai bambini. Ma, tornando agli anni 90 del Novecento, come dicevo, di drogati ce n'erano dappertutto, ma nel mio quartiere stavano soprattutto nell'enorme edificio abbandonato dell'ex vetreria, attiva fino a una 50ina d'anni prima, e ormai dismesso, ricolma di cocci di vetro e di drogati che andavano lì per bucarsi. Mia madre, oltre a crescermi con un mix letale di etica protestante e anticapitalismo fondamentalista, per cui ancora oggi non si spiega come mai non mi sia arruolata nell'ISIS, mi mandava spesso a comprare il latte in latteria. La strada non era molta, saranno stati all'incirca 300 metri, ma era fiancheggiata per almeno un terzo dalla fatiscente recinzione dell'ex vetreria, in cui, come già sappiamo e come non mancavano mai di mettermi in guardia gli adulti, c'erano i drogati che avevano l'AIDS e volevano contagiare gli altri con le siringhe infette, specialmente i bambini. Inoltre rubavano i soldi e davano ai bambini caramelle o figurine leccabili drogate per farli diventare drogati anche loro. Insomma, erano degli zombie contagiosi e ogni contatto con loro era non solo altamente sconsigliabile, ma del tutto vietato. Il deterrente funzionava benissimo. A me facevano paura già di per sé le siringhe, figuriamoci le siringhe dei drogati. Applauso.